minuscolo e sorprendente borgo medievale che si trova a una ventina di minuti di automobile da Salerno. Si chiama Terra Vecchia e si trova nel territorio del comune di Giffoni Valle Piana. Sì, quella località molto famosa per questo prestigioso festival internazionale del cinema per ragazzi che richiama migliaia di persone qui ogni anno. E Terra Vecchia è questo borgo oggi considerato paese albergo perché sono state recuperate tutte le case, si tratta poi di abitazioni che vanno dal 1100 in su. Io chiedo scusa se disturbo la vostra chiacchieratina, posso accomodarmi? Dunque, ma per incontrare un po' qualche persona dove posso andare? Sulla piazza giù, dove c'è il ristorante. C'è qualcuno con cui posso parlare? Certamente. Grazie. Arrivederci. Come si chiamano gli abitanti qui di Terra Vecchia? Terra Vecchia. Hai capito? Quanti saranno? Una 45? Siamo 45 di più. Va bene. Lei invece? Io sono la direttrice del borgo. Direttrice del borgo? Sì. Ma in serio, scusa. Abbiamo accesso. Lei è la direttrice, quindi lei è un po' il sindaco. Insomma, mi sembra un po' troppo dire il sindaco. Allora, più che altro il sindaco è Gregorio. Gregorio. Tutti dicono che Gregorio è il sindaco di Terra Vecchia. Ma direttrice, insomma, direttore è un'autorità. Tutte queste cose recuperate, una parte sono proprio case e abitazioni del comune? No, le spiego subito. La proprietà è del comune di Giffoni, che ovviamente viene gestita, queste strutture vengono gestite da questa associazione, che è l'Associazione Culturale Borgo Medievale Locale. Di Terra Vecchia. Sì, giusto. Ovviamente dove c'è un presidente, un direttore, quindi che sono io, e un consiglio di amministrazione che gestisce queste strutture. Queste abitazioni? Sono dei mini appartamenti. Ecco, mini appartamenti. Perfetto, sì, sono dei mini Voi appartamenti. Voi li date in affitto anche per una serata? Sì. È una, veramente noi abbiamo gestito in questo modo, praticamente abbiamo chiesto proprio un'autorizzazione come casse per sede, quindi di conseguenza coloro che vengono possono anche soltanto per una sera rimanere al borgo per mostrare. Così, tanto per avere una dimensione, quanto si spende? Un pernottamento? Dalle 25 alle 35 euro. Questo è tutto l'anno, sempre aperto. Sì. A proposito di strutture, ma mi ha detto che c'è un ristorante? Sì. Uno unico? Sì, ma sì. Il ristorante c'è? Sì. Lei ci va qualche volta? Sì. Ci va. E chi trovo? Chi è lo chef? C'è lo chef che si chiama Tonino. Tonino, che fa cose buone? Sì. Io ci va. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Ho chiesto scusa, sì, sicuramente disturbo, stavo dicendo disturbo, certo che disturbo, ma è vuoto? Io non arrivo, Tonino è qui? Sì, è qui. Ah, sì, davvero sono arrivati, magari poi sentiremo Tonino. Lei è di qui? No, io non sono di qui. Però conoscevo già Terra Vecchia e sono venuta per mangiare i ravioli. Ah, appositamente. Sì, il paese, il borgo? Molto, molto carino. Apprezzabile la natura, il paesaggio, il posto, è veramente gradevole. Lei è di qua? Io sì, abito qui da 15 anni. Lei è di qui? No, io no. Io sono qui di passaggio in questo momento. Mi occupo di turismo, siamo qui per... Che turismo c'è qua? Qui è un turismo diverso, non è il turismo di massa, ma come benissimo immaginare, è un turismo verde, è un turismo enogastronomico e legato al trekking. Noi siamo qui proprio per rivalutare quest'area, soprattutto per proporre degli itinerari nuovi che abbiano a che fare con le peculiarità della zona. Immagino che lei sia Tonino, eh? Sono Tonino. Allora, questa è farina del suo sacco? Certamente. Di che si tratta? Sono ravioli a base di nocciola di Giffoni, della Valle del Piacentino, con una leggera besciamella sempre a base di nocciola. Quando si raccolgono le nocciole? Nocciole, agosto-settembre. Allora, rivolga un appello ai telespettatori di venire qui a Terra Vecchia. A Terra Vecchia che trovano una buona cucina ancora, nostrana. E Tonino, che è l'unico ristoratore. L'unico ancora a Terra Vecchia.